Siamo la prima parte di questa marcia della pace. Riflettiamo assieme adesso su solidarietà e volontariato argine alla povertà. E tra noi il Vescovo di Gresses, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, e della provincia più povera d'Italia, secondo i dati ultimi del Sole 24 Ore. Credo che il suo saluto e la sua testimonianza sia doverosa. Solo un breve saluto da parte di tutta la comunità diocesana di Iglesias, ma anche, già che questa marcia è organizzata dalla Caritas diocesana di Ales Terralba, e nel mio ruolo di delegato dei Vescovi della Sardegna per le Caritas nelle diverse diocesi, un saluto anche dagli altri Vescovi e da tutte le Caritas diocesane. Non devo dire niente, devo dirvi soltanto che tutte le cose che abbiamo sentito finora e che sono alla base anche di tutta la riflessione che potrà seguire fra un po' per quanto riguarda la lotta alla povertà nei nostri territori, è bene che siano davvero tenute in considerazione ed è bene che vi riflettiamo in modo attento. Io direi che sarebbe importante se da questa marcia ognuno di noi tornasse a casa con una domanda. Ad ogni diritto equivale anche un dovere. Se c'è un diritto alla libertà religiosa, e questo è via della pace, c'è anche il dovere da parte di ciascuno di noi di esercitare la libertà religiosa. Ecco, chiedo e mi auguro che ognuno si chieda nella propria realtà quotidiana come posso esercitare la mia libertà di fede, la mia libertà religiosa, e in che termini questa mia libertà di fede può aiutare e deve aiutare la crescita nella pace di tutta la mia comunità e di tutta l'umanità. Spero che riusciamo tutti a trovare una risposta a questa domanda, ciascuno nella sua coscienza, ma anche insieme nell'unità. Grazie e auguri.